Per interrogare la banca dati SciFinder si può partire da una ricerca in OneSearch oppure da banche dati selezionando la S ed entrando all'interno della scheda bibliografica della banca dati. In tutti i casi dobbiamo lavorare all'interno della rete di Ateneo o esterno tramite la configurazione proxy. Inoltre è necessario un passo ulteriore, ovvero la registrazione personale con indirizzo di posta elettronica istituzionale. Nella nota pubblica della scheda bibliografica è fornito il link a cui accedere per effettuare la registrazione. Sarà sufficiente quindi collegarsi a questo link e procedere con le istruzioni. Cliccare su Next per andare avanti. Per accedere è necessario accettare preventivamente la licenza d'uso della banca dati cliccando Accept. Si entra così nella pagina dei dati da compilare. Tutti i campi richiesti sono obbligatori, ad esclusione del phone number. In Area of Research, selezionare secondo i propri interessi. In Job Title, ovvero titolo professionale, selezionare l'etichetta pertinente. È molto importante selezionare Tips per ottenere istruzioni su come inserire username e password. Infine, selezionare la domanda utile alla procedura per password dimenticata. Infine, cliccare su Register. Riceverai un messaggio di posta elettronica con link e istruzioni per completare la registrazione. È necessario fare clic sul link fornito entro 48 ore dal ricevimento della mail. In caso contrario, si dovrà ricominciare la procedura di registrazione. Il link ti condurrà direttamente sulla banca dati dove potrai accedere con le credenziali create.